7 novembre 1921, al Teatro Augusteo di Roma, nasce il Partito Nazionale Fascista. Per 15 anni, dopo l'approvazione delle leggi eccezionali, dal 1926 al 1943, sarà l'unico partito ammesso in Italia. Al primo statuto, che prevede un organismo gerarchico ma costituito da cariche elettive, subentra man mano un partito strettamente sottoposto alla volontà di Mussolini. L'originario progetto di fare del PNF l'organismo formativo dell'élite politica e sindacale del paese viene abbandonato di fatto a partire dal 1932, quando l'iscrizione al partito diventa sostanzialmente obbligatoria per i dipendenti pubblici ed esso si trasforma in un'organizzazione di massa che arriverà a contare 2,5 milioni di iscritti. Con la caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943, il nuovo governo del generale Pietro Badoglio scioglierà il Partito Nazionale Fascista.